signor Ciccio Pasticcio? Cosa vuole da noi? Perché fa così con quel manganello? E soprattutto, come siamo vestiti? Oggi, ragazzi, ci troviamo in prigione e stiamo per iniziare questa nuova avventura. Intanto devo scegliere qua se fare la modalità facile o difficile. Tu cosa hai selezionato, Sofì? Ovviamente facile. Ok, va bene, facile. Siamo vestiti di arancione, lui. E da... siamo all'interno di Ocella. No, non ci credo più. Siamo in galera. Siamo stati arrestati. Cavolo, lui. Siamo dentro una prigione. Ma cosa avremo combinato? Io lo so, io lo so. Sarà stata colpa tua perché avrei rubato delle caramelle. Colpa mia? Ma cosa c'entro io, Tomè? Sono certa. Non... avevi sicuramente la tentazione di mangiare delle caramelle al supermercato e boom, la guardia ti ha visto, ammanettati dentro la prigione. Intanto dobbiamo capire quel tizio lì cosa vuole da noi, perché forse è la guardia che controlla che noi rimaniamo in prigione. Ma hai visto anche noi? Avete visto, ragazzi? Sì. Ha fatto una puzzetta. Puzzetta? Una puzzona? Era verde, cioè camminava tipo il jetpack. La spinta gli ha dato. Schifo, l'avete visto tutti, c'era questa cosa verde puzzolente che usciva dal suo di dietro. Carciofin, vieni qua, dobbiamo parlare. Sicuramente ci sarà un modo. E parlo piano perché altrimenti lì Ciccio Pasticcio che ci sta guardando ci sente. Che schifo! Allontaniamoci, vieni qua, vieni qua. Allora parlo nel microfono più vicino possibile. Ecco, ti volevo dire che dobbiamo trovare un modo per scappare di qui. Quindi dobbiamo guardare bene dentro questa stanza, perché sicuramente ci sarà un modo per uscire. Sì, lui, sono d'accordo, anche perché io in bagno qui dentro con te non ci vado mica. Dove sei andata? Che fai? Guarda, guarda, c'è un bagno per due senza neanche un paravento per non farci vedere dagli altri. Vuol dire che se devo fare la pipì, signor Mr. Pasticcio vede tutto. Maledetto minimamente. Sofì, zitta, ma che cosa mi interessa del bagno della pipì? Guarda sopra di te, cosa c'è? Lampadario? No, è lampadario, dietro è lampadario. Vabbè, e guarda, c'è una grata con una freccia che indica l'uscita, perché lì c'è il condotto dell'aria, quindi magari possiamo uscire da lì. Dobbiamo fare in modo che Mister Puzzetta si allontani. Mister Puzzone! No, non lo disturbare, aspetta che però è girato. Ok. Dobbiamo trovare un modo per uscire. Okay. Allora, come si fa? Aspetta. Non ci arrivo, lui è difficilissimo, come faremo? Ma cosa fa? Cosa fa? Guardalo, lui, guardalo! Non mi interessa, dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Ne ho fatta un'altra. Ok, vabbè, non mi interessa, hai ragione. Ci deve essere un modo per aprire quella grata. Aspetta, un'idea, arrampichiamoci, bravissimo. Un'idea, l'ho avuta io, mi stai seguendo. Ok, adesso seguimi. Ok, spero di non e cadere. Se ci vede lui, cavolo, è davanti la casa, fermo. Immobile, sorridi. Vabbè, ma che immobile, sorridi. Okay. Vai. Va bene, come si apre? Si è aperto. Siamo nel condotto dell'aria. Sì, ragazzi, sì, fantastico. Sì. Primo step superato, siamo fuori dalla cella, ma adesso siamo dentro un'altra cella, ancora più piccola, nel condotto dell'aria. Avviciniamoci a quest'altra grata, controlliamo un po' cosa c'è qui dietro. Un'altra cella? Lui, ma di che si tratta? No, non è una cella, questo è il condotto dell'aria. Da qui si vede sempre nei film che scappano i ladri, quindi siamo nella strada giusta. Buttiamoci. Lui, ma sei impazzito, ma può essere scendi. Molto pericoloso. Preferisci tornare in galera con Ciccio Pasticcio? Assolutamente no. Ok, vado, tuffati. Vado, ok? Vai. Un attimo. Votati. Non riesco ad aprire. Ok. Però dobbiamo parlare piano, perché se ci sente Ciccio Pasticcio fa un'altra puzzetta che ci fa svenire. Io do un'occhiata alla tua arma micidiale. Sofì, non guardare giù perché è molto alto, ecco. Sono caduta. Ma io ti vedo qua accanto a me. Sì, sono morta e sono ricomparsa. Ok, per favore, però non restarci più secca. No. Dobbiamo sicuramente arrampicarci in questo condotto e provare ad uscire da lì, come fosse un parkour. Quindi concentrati, un saltello dopo l'altro. Sofì. Ma no! Ma ti ho visto cadere! Lui, ma è difficilissimo! Vabbè, ho capito che è difficilissimo, ma non puoi cadere così subito! Vai, provaci tu, vediamo che sai fare. Ok, guarda. Ok, visto? Fatto il primo salto, fatto il secondo. È semplicissimo, sai, fai finta che stai salendo una scala. Come hai fatto? Ti prego, non cadere, ti sto guardando, ti sta guardando tutto il team trot. Okay, brava, ok, brava. Vai col prossimo. Bravissima! Ok, aspetta, ti faccio spazio. Però l'ho vista cadere come un sacco di patate. Era super distante quest'altro blocco. Lui è difficile. Io non è che ho mai fatto nulla del genere. Dove sei, Carciofin? Dai, io sono sempre più in alto. Vabbè, ho capito, rimarrò qui in prigione a vita per non aver commesso nessun crimine. Ok, salutami Ciccio Pasticcio, io intanto vado via. Ehi,
docenti, non c'entriamo niente, ci avete chiuso qui dentro senza motivo. Ma io posso stare qua tutto il giorno a guardarti cadere? Attenta che sei già al limite, brava. Ma mi sembra normale. Non so fare due salti, non so fare due salti. So fare due salti verso il vuoto, però lo so fare. Ma perché stai proprio in bilico? Cioè, per ora sei messa proprio sul bordo estremo dello spigolino che puoi cadere. Hop. Vabbè, ragazzi, io vado avanti. E intanto che stai facendo? Sono impazzita. Io non abbiamo capito. Sì, ok, io intanto vado avanti. Fammi sapere quando mi raggiungi. Ma come hai fatto? A un certo punto ho imparato anch'io, no? Sì, sì, vabbè, quei trucchi, tipo... Qua c'è questo tasto rosso con una manina che indica il premerlo. Lo premo io! No, no, aspetta, aspetta, aspetta! Oh, cavolo, cosa ho combinato lui? Ma cosa hai fatto, Sofì? Cosa ho fatto scattare l'allarme? Sofì, ma se c'è una cosa che ho imparato è che i tasti rossi non si premono mai perché portano sempre a brutte cose. Ma era verde! Ma come era verde? È devo appoggio. Scappare, lui secondo me sta arrivando la guardia! Che succede? Guarda, no. Ci sono gli spuntoni. Cavolo, stavolta se cado mi faccio molto sì, male. Sì, faccio pensare al mio dopo l'altro. Noi siamo innocenti, non c'entriamo niente, non dovremmo essere in questa prigione. Dai, 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 fai questo bel saltello. Ok, brava Sofì. Continua a saltare così, ti guardo. Ma come faccio, lui è distantissimo. Ce la puoi fare? Preferisci la galera? Dai, dai, salta! Adattati, salta! Che da fare anche tanto. Mi sono fatta molto male. Devi camminare fino al bordo e poi saltare alla fine. Ma papà mi dicevi, ma perché sto fino al bordo? Non dovresti stare fino al bordo. Dai, salta e tieni premuto avanti. Ok, bravissima. Tieni premuto avanti quando salti. Non fare solo il saltello. Bravo, bravo, non uccidi quasi. Non attirare l'attenzione di Ciccio Puzzone. Ma non è Ciccio Puzzone, è Ciccio Pasticcio. Ciccio Puzzone. Ciccio Puzzone. Dai, ti prego, fai questo saltello e tieni premuto avanti. Saremo qui per 30 anni, non ce la faremo mai. Saremo... Ma non è possibile che mi ricompari così alle spalle. Lui dopo un po', guarda che imparo anch'io a fare le cose. Ci vuole un po' di tempo, però poi sono molto brava. Comunque, seguimi, dobbiamo entrare in questo condotto. Chissà dove andremo a finire. Qui mi sa che dobbiamo buttarci. Dobbiamo fare il salto della fede perché non si vede cosa c'è in fondo a questo tunnel. Dai, 3, 2, 1. Vieni qua. Nasconditi, vieni, seguimi, seguimi. Mamma mia. Ok, cavolo. Ma qual è la Ciccio Pasticcio? Scusami, ma Ciccio Pasticcio è lì davanti alla nostra camera. Ma non si accorge che non ci siamo più? No, io perché... pensavo che avesse già chiamato i suoi colleghi. Invece no, aspetta, aspetta, aspetta. Fammi spiare, fammi controllare. Oh, cavolo, sta venendo verso di noi. Torna qua. Sei sempre il solito, che ci fai qui? Allora, se lui ci dovesse vedere, dobbiamo dire, ups, non sappiamo come siamo arrivati fin qui. Noi stavamo camminando, a un certo punto si è aperta la gabbia. Ma che dici? Ma che stai dicendo? Quello sa che dobbiamo stare lì dentro la gabbia. Cioè, il fatto che siamo usciti non è buono, perché siamo dei prigionieri. Sì, ma tu non devi dire che noi siamo voluti uscire. Devi dire che per sbaglio hai premuto un tasto e la gratta si è aperta. E allora non lo sai neanche tu come mai siamo fuori, ok? No, io gli vado a parlare e gli spiego che siamo innocenti, che non abbiamo fatto nulla e che siamo qui per sbaglio. Vado. Ma cosa gli dico? Non fare sciocchezze. Piccola arancia, stati qui. Piccola? Arancia. Perché piccola arancia? Anche tu sei una piccola arancia. Sì, però tu sei più arancione di me. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare a parlare con Ciccio Puzzone oppure dobbiamo rimanere qui nascosti o magari trovare una via di fuga? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Ciao!